Ventura, insomma, vediamo un po' come ha maggior procede, ragione, però. Ha maggior ragione. E adesso bisogna andare a Milano per cercare di capire se quest'Inter vale adesso o non vale il secondo posto. Bisogna spingerla, spingila, sarà successo. Mezz'ora di sofferenza, anche perché il Cagliari quando attacca fa paura. Guarda lì, Bordo. E all'Inter c'è stato già due o tre situazioni dove ancora una volta è mancato il quarterback, dai, per dirla all'americano. Ora ci prova Gargano, Nagatomo, pallone nel mezzo di là, per di là. Milito, prova il destro Milito, gran risposta del portiere Cagliari. Palo del Pescara intanto, Giorgio, a Siena. Palo del Pescara. Milito deve farsi perdonare l'errore sotto mamma porta mia, clamoroso di qualche minuto. Vediamo se ci riesca entro il 90. Vai Riccardo, vai. È un calcio d'angolo per l'Inter da sinistra. Bravo Agazzi, in porta Agazzi, del sì, ha fatto un bel intervento adesso sul destro secco dal limite di Milito. Pallone che spiove al centro, accende l'uscita Agazzi, non ci arriva nessuno, palla dall'altra parte, One si trascina ancora. Incredibile, intanto il Frosinone in un minuto ha fatto due gol, ha pareggiato al 94esimo. 2-2 sul Perugia. Stava per farlo anche con noi. Lo so, le prove del Gran Premio. Ma non ci è riuscito, Ricky. No, perché ne avevamo già, abbiamo già dato. Eccolo! Elam e la ha una facilità di tiro questo ragazzo, sì, notevole. Sì, sta un po' egoista qui, perché prima poteva allargare. Però, insomma, bella azione. Su 4-1 può fare questo e altro. Vabbè. Raffaello, tracci già un profilo dei tuoi giudizi rapidissimo, senza entrare nel merito dei voti. Sicuramente il migliore? Aquilani il migliore, ma nella Fiorentina attuale come succede ti è costata fatica a trovare attenzione, il migliore? Attenzione, l'Inter è fermato dentro l'area. Vai, anticipo il voto più alto che sarà data a Montella. Cagliari. Vabbè, quello a Montella per come ha gestito la vigilia di questa partita, che era tutt'altro che facile. E ora lo possiamo dire perché credo che la Fiorentina la partita penso sia chiusa. Soltanto Gesù Bambino può far palleggiare. Ma è presto, non si è ancora messo in viaggio per Natale. Oggi Montella pareggia il record di 5 vittorie consecutive di Prandelli. Vabbè. Quale elogio migliore? Data storica. Montella uguale Prandelli. Quale elogio migliore? Bellissimo, bravo Raffaello. Questo sarebbe per me è il titolo di domani. Il titolo di tutti i quotidiani di domani è questo. Dovrebbe questo essere questo. È in dubbio, però io gliene faccio un altro, perché la storia della Fiorentina è piena di grandi imprese, di partite vinte, non so, con la Juve, col Milan e l'Inter, la settimana dopo magari perdevi ad Avellino, perdevi in qualche altra piazza di secondo a Groppi, ecco. Si può ricordare mille episodi. E invece Montella è riuscito, ieri l'ha detto, fuori anche uno. Gli ho fatto vedere non so quante volte il filmato della partita dell'Atalanta contro l'Inter per far capire fallaccio anche questo. Esattamente come ci si deve comportare. E questo cazzola. Oggi è stato un comportamento da grande squadra per la Fiorentina. Perché però stanno dando delle mazzate a Pizarro impressionanti. Lo so, infatti. Impressionante. Ma che vuoi? È l'uomo, parte tutto da lui, ragazzi. Questo è un mezzo rosso, se vi siete resi conto. No, io agli interisti che fanno un paragone fra l'Atalanta, Atalanta-Inter 3-1, Fiorentina-Atalanta 4-1, faccio un nome che è quello del giocatore che è stato sostituito. Buonaventura. No. Maxi Morales. Maxi Morales è stato il migliore in campo con l'Inter. Contro l'Inter ha fatto impazzire la difesa dell'Inter. La difesa, della Fiorentina, la difesa della Fiorentina non ha fatto toccare palla a Morales. Questa no, la nostra è la difesa di riserva, però. Esce intanto nelle file del Siena Rosina, e forse il Siena potrà diventare, da chi entra, un pochino più concreto. Beh, se il Siena era quasi in 10, adesso forse torna quasi in 11. Sesto, entra in campo, se l'ha toccata, sesto. Come dice Cassano. Riccardo. Questo era calcio d'angolo. 2-1 della Nocerina sul Viareggio. Non ce l'ha da. Poi. Riccardo soffri, Soffro perché cioè, si prova, l'Inter prova, è anche una squadra generosa, ma ripeto, manca il quarterback. Puoi avere nel football americano, se non Tom, dagliela. Grande numero doveva dare a Cuadrado, Borca Valero, che erano smarcati sulla sinistra dell'area, era al limite, aveva fatto anche un bel dribbling. Guarda, voleva due giocatori che mancano a noi, saremo alla pari della Juve, Pizarro e Aquilani. Esce Quintero nelle file del Pescara.
E Dado quindi, fu un errore clamoroso mandarlo via. Sì, evanescente oggi uno Giorgio, degli errori pazzesco, dei tanti errori fatti da Mancini, che pure ha vinto e va ringraziato per aver vinto, ma certo, che ha dimostrato anche fuori. Ma voi ve la dovete prendere con il signor Ausilio e il signor Marco Branca, perché vabbè, sicuro io non li sopporto. Michele, è diverso, io dico un'altra cosa. Io non me la prendo con loro, ragazzi. Però Ausilio c'è da due anni. La testimonianza ce l'avete dalla Fiorentina di quest'anno. Attenzione a Cagliari, per fortuna. Io non me la prendo con loro per il mercato. Sul mercato io dico diversamente. Io dico che se mi prendi un ciottolo di rame e mi vuoi far capire di aver preso un prezioso monile in oro, mi fai incacchiare. L'Inter ha preso dei ciottoli di rame. Beh, e con questi ciottoli di rame, se fa una gran cosa, è tutto di guadagnato. Ma i ciottoli di rame sarà andato qualcuno a guardarli, a vederli, che no, giocatori sono? Per le risorse che l'Inter aveva, l'Inter, ragazzi, stiamo parlando di una squadra che... La Fiorentina non ha mica speso una cifra incredibile. Mamma mia! Anzi, che destro ancora di rame! La cessione di Nastasic ha chiuso più o meno in pari. Se domani... Inattivo, mi pare. Michele, io sto dicendo questo.